Cittanova, è vero? Tavolo da Cittanova, grandissimi amici. Non ci vedevamo. L'altro tavolo invece è di Offida. E chi se ne può scordare, insomma? Tre spettacoli di beneficenza, tre multe del vigile. Voi invece siete di? San Benedetto, pure voi siete venuti insieme alla tavola. E voi? San Benedetto, si è sparsa la voce? No, no, non sapevate, se no vi stavate alla casa. Voi venite da? Da Cubra. Cubra, perfetto. Avete gradito la San Benedetto pure lei? Cubra San Benedetto, vabbè, sta qua, dai. Cosa. E com'è che stai qua? Tu sei sbagliato, è chiaro. Ma pure io mi sono sbagliato. Allora, io non so da dove cominciare, perché è strano intanto trovare una postazione. Vabbè, ma mi metta qua e facciamo, va bene? No, tranquillo, No, io non ti do fastidio, tu mi dai fastidio. Io sono indeciso stasera se continuare così. Intanto abbiamo parlato di Giovanna Maggiorini, non abbiamo parlato bene del nostro chitarrista che fa veramente paura. Bravissimo, giovane, e ci tengo a dirlo che 26 anni, lo posso dire, sì. A 24 ha preso la seconda laurea di, come si chiama, di specializzazione in chitarra jazz. E quindi quando fai queste canzoni le fai con un pete sole. Io ero indeciso stasera se venire qua, perché Andrea mi ha detto porta un po' di musica, però sinceramente io volevo venire. Oggi è domenica, l'avete saputo? Sì? Siete stati a messa, stava lì. No, una alla volta rispondete, se no c'è troppa confusione. Lo so, non ci faccio nessuno. Stamattina un bambino è entrato in chiesa e ci diceva nessuno, 6 anni sta creatura, avete sul capo dal parroco e ha detto buongiorno padre. Lo prete ha detto di a mamma che parlasse di meno. Ed ero indeciso se portare qua o il mio parroco o mio nonno. Mio nonno lo conoscete? È una bella accoppiata però. Il nostro parroco, lo dico per chi non lo sapesse, cammina così, si chiama Dondolio. È bravissimo, per farceli capire in campagna ci legge il Vangelo in dialetto, ma cucì in dialetto, che mio nonno si credeva che Gesù era nato in Abruzzo. Ha detto Cristo è delle parti nord. Ha detto nonno, ma dove l'hai letto? Lo Vangelo, ha detto, sta scritto chieti e ti sarà dato, bussi e ti sarà aperto. Nonno, è Cristo a dollaro truemi, tra chiedi e bussi. Ora il parroco l'ha sentito, gli ha detto tu devi bere di meno. Ha detto padre, io bevo esattamente quello che ha lasciato detto Gesù. Ha detto non sapevo che Gesù facesse il cantiniere. No, ha detto Gesù, non so se lo sapete, all'ultima cena ha lasciato detto due cose. Una cosa ai politici, e te prendete e mangiatevi tutto. E qui si ci azzeccate. Dico la seconda cosa l'ha lasciata detta l'embriacone. Gesù, sì, all'ultima cena, ha bevuto il vino e te fate questo in memoria di me. Soliso cattolico, convertitevi, vergognatevi. L'ha sentito il parroco, empio. E mio nonno ha detto fammi finire sto bicchiere, ne empio un altro. Ma perfino il medico gli ha detto tu bevi troppo. Dottore, io bevo quello che mi avete scritto voi. No, e ti ho scritto un bicchiere a tavola. E te lo so, ma io faccio un carpentiere. Bevi troppo. Ma quando posso bere? Un bicchiere al giorno, ma è poco, lo so, ma se dopo fai una bella corsa e una sudata, tu puoi fare un altro bicchiere. Ma mio nonno l'ha capito, la mattina va correndo da una cantina.
noi non ci preoccupiamo che va la cantina, noi ci preoccupiamo che arriva la casa. Che mio nonno è bravissimo, si arrizza tutte le mattine alle 6, si arrizza pure a voi? Il nonno dice. Alle 6 la nonna dice: dove? A cantina. Ma che vuoi fare? Mi stanno a chiamare? Ci sta nessuno, che ti sta a chiamare? Sta chiuso, sta scritto vini. Vini. E dice: vai. L'altra mattina non c'era l'oste, c'era la moglie, lo stesso. E il signore: è buono il vino stamattina? E stamattina teniamo un vino che fa resuscitare i morti. E per piacere una voce qua dentro. Noi non ci preoccupiamo che va la cantina, ma ci preoccupiamo che arriva la casa. Perché certe notti non è una canzone di Ligabue, certe notti sono cazzi nostri. Un nonno si incontra con un compare e canta una canzone di Jovanotti. La casa dov'è? Un compare ha detto: fermiamoci qua. Se lo vedi che lo monno gira qua da passare la casa nostra. Stanno ancora aspettando. Una sera il compare ha detto: compà, ma da scusare se non finisco il turno, me ne vado 10 minuti prima di mezzanotte. E lo nonno ha detto: te ne puoi, tanto ti faccio il cuore domani. Dopo manco un quarto d'ora, povero compare, è tornato alla cantina stravolto: compà, un cazzo di ladro dentro la casa mia, lui dentro e io fuori, più mi faceva brutto e più mi faceva faccia. Si era scordato che al corridoio ci tenevano un mobile a specchio. Lui si era scordato, mio nonno non lo sapeva, e ha detto: non ti preoccupiamo, andiamo in due, lo accerchiamo, le facevo nero nero. Solo che quando hanno aperto la porta, un culo, due ladri. Chiudi questi e mi chiama i carabinieri sotto la caserma. Marescià, suona la campana, marescià, veniteci a salvare. Che è successo? Un ladro con un quarto d'ora ha fatto un figlio alto come lui. O maresciallo: ma stai embriaco? Tutte le sere. Però il ladro lo siamo visto solo stasera. Allora si è messo curioso pure lo maresciallo. È sceso che l'ha puntata e ti va a vedere che è successo. Avanti alla porta un nonno, ci sta lo maresciallo, lo compare, lo nonno. L'ha puntata, hanno aperto la porta. Un maresciallo sta tutto a posto, già sono arrivati i colleghi nostri. Solo Dio lo sa, certe notti io poi uso troppo il dialetto locale di Pescara, non so se si capisce. Certe notti mio nonno gira tonno tonno la casa, si dice qua tonno tonno? Uguale, come si dice qua? Parlate italiano pure voi. Io la prima volta che sono venuta a San Benedetto del Tronto, mia mamma si è preoccupata, mi ha detto: ma ti capisci? Ho detto: mamma, sono 60 km dal Tronto e ancora in Italia. Quindi si dice donna donna qua, è vero? Che significa donna donna? Intorno intorno, bravo. Però perché si dice tonno? Perché il giro è? È tonno, bravo, è come la scatoletta. Perché sta scritto tonno? Perché? Che cazzo ce le scrivono a fare, si vede? E mio nonno faceva lì giro, tonno tonno la casa. L'ha vista la nonna da sopra, si è affacciata e ha detto: Peppi, ti è la chiave. Ha detto: Maria, la chiave la tengo. Gli ha detto: me lo buci che non trovo. E allora che te la racconta fa? Certe notti solo Dio lo sa, gli si intrecciano i piedi e rientra la camera da letto di testa, certe schiuffa lo pavimento, al du la notte, tututum, si svela nonno. Che cazzo è? Un nonno: shh, niente, se ne ha cascato il pigiama. E c'è tutto questo rumore, cazzo, dentro ci stai vivo. E allora che te la racconta fa? Certe notti solo Dio lo sa, rientra e strilla come un asino alle 3 di la notte: Mari, vai a vedere,
la porta di luce è automatica. Apri la porta e si appicci la luce, facci la vita. Chiude la porta e si spegne da sopra. Ma arrivi e vede Peppina tra volte che mi piscia dentro un frigorifero, gli dà cina. E allora, che te la racconto a fa? È andata dal medico la mia povera nonna e ha detto: dottor, ci stesse qualche medicina che fa passare l'ambriacatura? Ha detto: signore, non esiste una medicina. Questa non è una dipendenza, è proprio un fatto psichico. E come si può far passare? Ma niente, bisognerebbe, che ne so, magari procurargli un'emozione forte. Per esempio, fai via una paura, ma una paura forte, forte, forte. Ha detto: dottor, una paralisi praticamente. E sì, e quella sera mia nonna si è vestita da fantasma. Si è messa a rete la porta e mezzanotte, l'una, a darvi sto cornuto. Niente, l'una e un quarto, l'una e mezzo, le due, povera vecchia, in piedi, a rete la porta, si aveva gonfiate le vene vanitose. Alle tre la porta, truc, truc, truc. Come si è aperta la porta, la nonna con l'onzolo. Wow, sono il diavolo! La nonna è tringista problema. Io mi sono sposata a sorte. Certe notti veramente solo Dio lo sa, però ci sono certe notti anche di, devo dire, di grande coscienza, perché lui riesce addirittura col naso a sentire la puzza di vino che esce dalla bocca. Cioè c'è un atto di autocoscienza. Fatto l'hanno fermato i carabinieri l'altra sera, ha detto: documenti, lui sentendo col naso la puzza di vino prodotta dalla bocca, ha aperto 2 centimetri. E piano piano, subito, alla Udi subito, per poco non si è sfiatato il maresciallo. La guardate e detto: abbiamo bevuto, mio nonno è età, pure voi. E hanno ritirato la patente. Non si ritira mai la patente a un ubriaco, perché se ne scorda. Infatti la mattina dopo mio nonno ha ripiato la macchina. L'ha vista i carabinieri un'altra volta. Patente! Ha detto: perché ve l'avete perso? Ed è verissima questa storia successa a Tricalle, che è una frazione di Chieti, dove storicamente, lo sanno tutti gli abitanti di Chieti, mio nonno ha tamponato la garzella dei carabinieri. Una botta, po', calo il nonno, maresciallo! Complimenti, mo siamo sbattuti, già avete arrivati! Chi cazzo l'ha chiamato? Lo volevano arrestare, lo volevano arrestare. Però quando c'ha quest'atto di autocoscienza che si sente da solo la puzza di lupine, si arma ancora di più del suo spirito divino. Due parole divine. Si è messo a letto e teneva, che sa, una voglia di dichiarare il suo amore all'oscuro. Lo dice pure lui: quando è l'alba albeggia, quando è scuro ci si vede. Si è avvicinata alla nonna all'oscuro e faceva: amore, alla A di amore ha affiorato tutti i capelli e te facciamo l'amore. Si è sviata la nonna che non ci sono, fa fanculo un altro, manca ce lo vuoi sprecato. L'ha guardato e ha detto: non ti vergogni, in questo stato, e te chi ci non le mila svizzere, ma alla casa me la fa fa, o no? La nonna imbriacò, ci da dormì, si è girata di culo, fine della trasmissione. Guardate, noi ci divide appena appena il tronto, ma i caratteri sono grossi, anzi, voi siete un po' più bravi, non siamo più disgraziati. Per esempio, non lo so se succede qua che quando un uomo, diciamo, non ha avuto quello che si aspettava
magari, ietta una sentenza. Su pur qua ietta la sentenza. Io mi credevo solo la magistratura che ietta la sentenza. Pur qua. È vero? Si ietta la sentenza. Bravo, perché l'ho detto l'altra sera a Roma, non so alzata una signora, ti giuro, ma, detto, allora, ma che significa buttare sentenze? Cioè, signore, significa leggere il futuro a una persona. Tu gli dici che tu si possa rompere le cose. Se la ritrova ortopedia, la sentenza è già parte. Che non buzza a trovare la porta della casa. Se le trovo su chi l'ha vista. E quella sera mio nonno ha letto il futuro a mia nonna. E te, Mari, se te muori prima tu, che è quasi sicuro, sopra la tombola ce lo scrivo io, ci scrivo qui, già c'è, nel senso che già ci sta, già c'è, perché tu ci stai, sopra mette la preta, già c'è mia moglie, e sotto ci scrive fredda, come nella vita. La nonna ha detto, va bene Peppe, ma se te muori prima tu ti faccio fare un figurone. Ci scrive grosso, qui c'è Peppo, mio marito finalmente rigido. Allora, ovviamente, questo fatto finalmente rigido poi ha fatto pensare a tante cose nella vita. Volevo sapere una cosa che non c'entra niente, ma l'ha fatto caldo qua sto periodo? È vero? Ha fatto lo caldo, molto caldo, in italiano molto caldo. A Pescara è stato più grave perché ha fatto un cazzo di caldo. Guarda, veramente, tutte le mattine mia moglie apriva la finestra e parlava per tutta la giornata da sola. Falafa, falafa, fa, penteneva un po' di fiato e diceva solo quello, falafa. Quando lo dicevi, lo dicevi, la fa, la fa. Ha detto, la fa, la fa. E fa, la fa, la fa. La fa, l'ha fatto. Solo che insieme alla fa, ha fatto un cazzo di gallo. Teniamo un pezzo di terra a grano turco, per lo gallo ha uscito tutto popcorn. Mio nonno ha detto, le poppe ce le portiamo a casa, se te le corno le piantiamo per l'anno prossimo. E insomma quest'anno ha fatto lo caldo. E come abbiamo sopportato il caldo, signora? Te lo dico io? Pensando a quando faceva la neve. Ce ne fa la neve qua? No, sapete che cos'è? Una cosa bianca. Non so. Qualche volta non c'è cascato mai qua. Una signora mi ha spiegato che cos'è la neve l'altra sera. Ma detto, la neve è come l'uomo. Non si sa quando arriva, non si sa quando dura e non si sa quanti centimetri. Fine della spiegazione. No, lo sto. La neve l'ha fatta, dai, qualche volta la fa. Quando l'ha fatta l'ultima neve qua? 2 anni fa. Ma veramente? Solo qua l'ha fatta allora. Da noi la neve più forte, non so se vi ricordate, a Pescara, ma sull'Adriatico, era il 2012, vi ricordate? 2012 ha fatto un sacco di neve, è vero? Io sono stato l'altra sera a Spoltore, vicino a Pescara, a una signora sono chiesto, quanta neve ha fatto? Mi ha detto, tanto. Io non sono mai visto a misurare la neve a qui. Ha detto, giovane, qua si misura tutto a cucina. Una cosa, è tanto. E non aveva fatto tanto... Veramente. Io mi ricordo quell'anno veniva la neve, non so se vi ricordate, dal mare, la Buriana. Buriana è non, praticamente è sincopata dalla Siberiana, ecco. E faceva la neve a vento, vi ricordate? Non vi ricordate? Un amico mio, guarda, ve lo giuro, da una casa in riva al mare, vedi che se li sta a ricordare, è vero? Quanti anni fa? 9 anni fa, visto? È tutta goccia sto signore, oh, scusi. No, è così. Allora, sto amico mio che ha sta casa in riva al mare a Pescara, con la neve a vento, praticamente si è bloccato il portone d'ingresso, io per 12 giorni mi da trovare entrando dal garage. E gliel'ho detto pure, ho detto, Paolo, si chiama Paolo, che cazzo è, ne voleva la neve davanti alla porta.
e chi la dà la va? E chi la? Chi ce l'ha messo o chi ce l'ha? Chi ce l'ha messo? L'ha levata ad aprile, ha fatto uscire il sole e ha squagliato la neve e si è sfracicata la porta. Affanculo Paolo, per dirti, ma perché vi sto raccontando sta storia di neve? Scusi le spalle, no no, scusi se mi ti sono messo di spalle, tanti ci devono sentire le reci, questo mi hanno chiesto. Perché quando c'è una tempesta, il maltempo, perché si vede prima il lampo e dopo si sente il tuono? Per avvertire il tuono? No, e perché? Perché le orecchie stanno avanti, cioè le orecchie stanno a rete, capito? Quindi tu prima lo vedi e dopo, siccome sta un po' più indietro, lo senti dopo, capito? Però tutto questo era per dire che quando ha fatto la neve, all'orto nostro ci stava quel palmo, due palmo di neve, una mattina ho trovato mio nonno con le pantalone calate e chi stava in mezzo alla neve a fare così, se ti nascita è finita. Sette nonno, chi stai a fare? Mi ha detto, mo ti spiego. E siccome l'altro giorno sono uscito e mi sono scordato la sciarpa e la giacca, con la neve mi si è indurito il collo. Aspetto un altro paio di persone, no, va buona così, eh. Vabbè, dai, non fa niente, non fa niente. Esatto, era controverso. Era controverso, non si sa. Se volete ve lo... Che voi, è chiaro, se no ve lo racconto da capo. Perché vi sto dicendo questo? Perché io poi, in quel frangente, ho chiesto a mio nonno una cosa importante che lo dico pure a voi perché prima o poi ci può servire. Guarda, teniamo la stessa età, grosso modo, scala 1 a 8, insomma. Ho detto, nonno, ma l'amore finisce? Ma è come tutte le cose che cominciano. E questa è già stata una brutta notizia. E ho detto, perché finisce? Ma è un fatto naturale. E quando finisce, e che te le dici, una mattina non funziona più. Dico, ma perché finisce? Ma è te una cosa naturale. Ma è a una certa età, la forza di gravità diventa più forte e si attira tutto. Se te la colpa di chi è? Di Newton. La sentite, mia nonna ha detto che Newton è Newton, lo compare funziona così bello. Un nonno ha detto, tu come fai a saperlo? Ma l'ha detto la compare. Ma lo compare si dice certe pasticche colorate. E te pidono pure tu. Io andare alla farmacia e chiedere le cose. E te faccio che così fa una bella figura. Insomma, quella sera mio nonno, armato di coraggio, ha accattato la pillola blu. La nonna tutta contenta, aspettate fino a tardi, ma non si è visto il miracolo. E detto, Peppi, mo ci addormiamo. Ma ci passate alla farmacia? Sì. Riviate la pillola? Sì. E allora? Ha detto, Maria, e allora? Le sono drugate, ma t'ha conosciuto. Non si è, veramente, non si è rassegnato. E vista la brutta figura è tornata un'altra volta alla farmacia e ha detto, dottore, vedete che è da fare, ma è da dare qualcosa di più potente, ma questa è, ma non ci sta una cosa più forte. Ha detto, guarda, ci stanno delle gocce, ma sono in sperimentazione, facciamo il suo strumento. Ma queste sono delle gocce americane e sono potentissime. Questo ne può pigliare solo 3 al giorno, non di più, se no succede un disastro. Non ti preoccupare, dottor, dammi fiducia. E il nonno è tornato a casa con questo prodotto nuovo e non si è visto più una settimana. Il farmacista si è seriamente preoccupato e ti chissà che è successo. Dopo una settimana l'ha visto, si è un po' rasserenato, gli si è avvicinato e ha detto, Peppi, tutto a posto, e dottor, non ci crederai. Gli che tutte e due le mani
mia moglie che la vocca e la gommare con uno straccio, non siamo riusciti ad aprire la buccetta. Allora, visto che avete fatto l'applauso, io continuerei per la cucina, perché so che avete mangiato non bene, benissimo, è stato ancora nel mezzo del cammino. Sta applauso alla cucina, cucina! Ho portato mio nonno a uno dei migliori ristoranti di Pescara, l'ho portato al porto turistico da Franco, non so, siete mai stati? Se venite a pescare, veramente, andate al porto turistico da Franco, andate a nome mio, ci pagate pure quelli che sono assati. Ci ho portato mio nonno, beh, insomma, un ristorante di lusso, non gli è piaciuto, vedi, perché è cafone. Dopo un po' ha chiamato il cameriere, che cazzo è? Ho preso gli spaghetti e i frutti di mare, soperto una cozza, non ci stai uno cazzo. Il cameriere ha detto, che significa? Ieri abbiamo fatto gli spaghetti dello chef dentro un piatto, mica ci stava lo chef. Mio nonno ha detto, ti ragione, perché io ieri ho preso gli spaghetti alla puttanesca e mamma non ce lo so trovare. Mi piacerebbe, signori, quante portate c'è rimasta ancora? Finito. Ah, finite. Che avete mangiato? Che è? Un pesce. Patate, sicuro patate. La patata? Sa uso la patata qua? No, perché io vengo da Abruzzo. La patata, sì. Lei è paesana tua? Mo che c'entra il signor con la patata? Tu sai che cos'è la patata? Ma tutto il mondo lo sa. Non come è vero. Anzi, noi siamo produttori di patate in Abruzzo e lo distribuiamo per tutto il centro Italia. Perché c'è? Bravo, ce l'hanno. Il fucino. O se siete d'accordo, dobbiamo dire una cosa contro la fame nel mondo. Siete d'accordo? La patata, chi le te la dà? Tutti insieme, dai, la patana, chi le dè? E se non me le volai si possa fracicare. Io mo non riesco a stabilire perché non vi vedo bene da lontano, la vista, come dice mio nonno, è la seconda cosa che si abbassa. Non riesco a capire chi di voi l'ha data e chi se l'ha tenuta. Però l'appello vero è questo, datela. Datela finché ve la chiedono, perché quando la vorrete dare voi, non le voglio nessuno. Bravo! Noi in Abruzzo due sono i frutti principali. Una è la patana, l'altro non so se si usa, qua è la figura, si usa? Si usa la figura, vero? E ci sta, eh? Si distribuisce, sì. No, perché io tutte le sere, paese che vai, usanze che trovi, è vero? Per esempio, l'anno scorso sei venuta a fare una serata a Roccaraso, in Alta Italia, e superati i 1000 metri la figura non ci fa. Ma sapessi quanti gli piace, ho detto, dove la prendete? Ho detto, dove sta? Ho detto, si pia, dove sta e si mette a dove serve. Io ma non lo so se qua la figura è della stessa distribuzione della patana, però se ci fa, vedi, la patana non è la figurina, Comunque chi dovesse rimanere senza, ormai agosto è finito, ogni anno ad agosto, segnatelo, c'è la sagra della figura, tutto lo mese, a Tessa, provincia di Chieti, sagra. Io sono stato 4 anni fa, era la 40ª edizione, penso sono 40 anni che fanno la festa alla figura. 4.000 persone, più della festa del santo, di più la figura che lo santo. E io ho fatto la serata, finita la serata, ho trovato una signora stolata qua del palco, che una bancarella, una signora anziana, che una bancarella che era 40 anni che veniva
la figura. E gliel'ho chiesto. Gli sono detto, signore, com'è sta figura? Ma è te? Ma ti tengo quella bianca. Ma se vuole nera, faccio avanti, trovo a mia figlia. No. Perché vi ho raccontato questo? Perché il mio parroco te tre piante di figure arreda la chiesa, ma sono 4 anni che non assaggio una figura, perché se ne frega mio nonno. Il parroco lo sa, ci ha scritto Dio ti vede. E mio nonno ci ha aggiunto, ma si fa li cazzo su. Povero nonno. L'agricoltura non rende più niente. Lui c'ha 3 ettari di terra a grano e tutti gli anni se le mangia l'uccello. Guardate, l'uccello non so se sono qua, è un animale disgraziato, perché mangia soprattutto quello che non è suo. E se va a fregare l'uranio di mio nonno. Mi sono detto, nonno, mettici lo spaventapasta. E te sono 3 anni che ci cagano in goccia lo spaventapasta. Ma ho avuto un'idea. 2 anni fa ci ha messo la fotografia di Belen nuda. Se tronna, che succede? Ci viene il grano duro. L'anno scorso ci ha messo la fotografia di Salvini. Lì Gil ci ha riportato l'urano che si è rifregato l'anno prima. Potrei raccontarvi 1000 cose di mio nonno. E mi ricordo che devo dire. Settimana a Pescara, visto che i numeri di questa peste, io so sempre la cosa, mettemici, non mi raccomando, ce lo mettiamo, eh? No, sempre, soprattutto quando stiamo vicini, quando è vicino 1 metro, quindi sa fa l'amore con la mascherina, mettetevela bene la mascherina, non come lo comparami se lo metto con il naso da fuori, se ti metti la mascherina con il naso da fuori è come mettere le mutande con l'uccello da fuori, guarda. E allora, siccome pare che a Pescara i numeri siano, insomma, buoni, sono cominciato a ripartire l'autobus. Riparte pure qua l'autobus. Ci stanno i pullman, vero? Le corriere, ci stanno, sì. E ci sta l'aria confezionata? Ci sta. E per questo non ci sale nessuno, signore. Perché, ma si vedono delle scene. La signora non si decideva a salire. Scusi, autista, a che ora parte l'autobus? Se ora dovete salire? No, no, non deve salire. E allora che voi ne frega a voi? Volevo sapere a che ora parte l'autobus. Ma dovete salire? Non devo salire. E allora, ma mi strupete sotto la ruota. Quanta cazzo mia. Stavamo quasi per partire. Sto signore qua mi ha ricordato una cosa bellissima sull'autobus. Una bella signora, bella per noi si dice che dubbio, bella. È vero, pure qua, una bella signora. Una volta sono visto in America, una bella signora teneva una avanzata e c'entrava 3 vasi di geranio. Senti, questa è la donna dei miei sogni, questa è 3 puppate, ma mi hanno via a fare lo soldato. Però lei non sapeva l'abruzzese, non sapeva l'americano, eppure ci siamo capiti. Ci siamo scambiati la lingua e chi cazzo ha parlato? E allora sull'autobus ci stava una bella signora, stava avanti a tutto un signore si è azzeccato a presa. La signora sentendo che qualcosa alla nuca non andava, si tragiò. E quindi dopo 3 volte si è girato e ha detto, che sta facendo? E ha detto, niente, allora lì ti faccio mettere una 3-1. Stavamo quasi per partire. Era caldo e c'era l'afa e faceva pure l'umidità. N'è entrato un cristiano grosso, sudaticcio, giro manica, ha avuto l'idea di attaccarsi pure allo tubo, ha uscito una puzza. Senti, che cazzo sarà? Una signora mi ha detto, l'ascello. Senti, non sapevo che una bomba di benzina puzzasse così tanto. Ma guardate, ma è te l'ascello di esso. Ah, sono 2 bombe, perciò puzzo così troppo. Cercavo un posto per sedermi,
finalmente l'ho trovato. Appena mi ho seduto, mi sono accorto perché aveva rimasto vuoto. La signora a fianco, il colera era un profumo a confronto. Che cazzo sa mangiare questo? Quattro zoccoli morto, sarà me. Mi sono girato educatamente e ho detto, scossato, che cazzo di profumo avete messo? Ma guardate, ma che l'avete riconosciuto? Siete freddo, tengo gli stalli. Ma guardate, ma è Armani? Ho detto, no signore, io non credo che Armani qua. E appena si ferma l'autobus, me ne vai a pedra. Lei ha insistito, Armani, no! Armani era il nome del patrono del profumo. La fragranza si chiamava Biancaneve i sette nani. Se il signore guarda bene dentro la buccetta, mi sa che un anno sa morto. Stavamo quasi per partire. In entrata mio nonno l'ha visto il controllore. Avete pagato? Mio nonno proprio si è sentito offeso, ha cacciato il crocifisso dal petto e te lo vedi questo, ha pagato per tutti quanti. Facciamo una canzone, mo ci provo. Io, un bambino mi ha detto perché scrivi le canzoni, se no dopo me ne scordo. E allora volevo fare una serenata sapendo che, ma qua a Cupra Marittima, si cantano le serenate? Tutti quanti dicono, si cantano? Me lo dice lei, non si cantano. Signora, si cantano le serenate? Di dove è lei? Di San Benedetto, ecco giusto. Quindi a San Benedetto non si cantano. E a Martinzi Curci? Perché di là, il regno di due Sicilie, poi qua stai sotto lo Stato Pontificio. Ma no, io volevo sapere se ci stava qualche coppia, che ne so, magari romantica, che ha avuto una serenata. Scusi, lei che è in rosa, la via in rosa, il signore affianco a lei, è lui che le tiene la manutenzione? Bravo, e da quanti anni è il tuo meccanico? 32, sempre con lui. Oh Gesù, e che peccato avete fatto, scusa. Scherzo, facciamo un applauso perché già. Volevo acchiappare un'altra coppia, per esempio la signora bionda vicino al signor con gli occhiali e c'ha i capelli ancora che gli devono spuntare. E lui? Non è lui, è Lucumbare. E l'altro? E come mai? Ah, perché. Cioè, vabbè. Scusa. Però ce l'hai di fronte, perfetto. Da quanti anni ce l'hai di fronte? 37, chi offre di più? Posso fare una domanda illecita? 37 anni fa, te l'ha cantata la serenata? Non te l'ha cantata, che peccato. E mo dopo 37 anni, la notte, te lo fa sentire qualcosa o un corso lambardo? Niente, non ti vedo, ti sei nascosto dietro della colonna. Niente, vabbè. Comunque io scherzo perché io sono sposato da 43 anni, però io sono avvantaggiato perché la notte non ci sto mai, quindi il matrimonio dura di più. Devo dire la verità, ho scoperto qual è il segreto per rimanere uniti nei secoli: innamorarsi dei difetti porta più bene che non innamorarsi dei pregi, perché i pregi prima o poi ti rompono le palle, guarda. Invece il difetto tu pensi sempre, ui, sapendo cazzo va a finire, non finisce mai. E io sono stato fortunato, veramente. Il Padre Eterno mi ha fatto conoscere mia moglie, che è una delle donne più cattive che sono conosciute sulla faccia della terra. No, mia moglie è cattiva veramente. Quest'inverno si è morto un amico mio, io mi sono rimesso la giacca, mi ha detto, dov'è?
Se il tesoro sta morto Pasquale, vai al funerale. Ma che ci vuoi fare? Tanto lui mica ci ritorna a quello tuo. Allora volevo dedicare una serenata a tutte le coppie. Immagino che mi sono scordato di questa coppia qua. Signora, lei, eh? E lui? Aia. Ma fa sempre il ballerino pure la notte. Quindi le serenate si spreca, eh? Sì. E da quanto tempo dura questa tragedia? No, lo puoi dire, dai. 7 anni. 7 anni? Mazza, siete ripetendo allora. Facciamo un applauso per il coraggio, perché oh, beh, sai. A sposare sono facile tutte quante a fare, a ribruarci ci vuole coraggio. Allora, una serenata a tutti quanti, in particolar modo a questa serenata, a questa coppia più giovane, diciamo la verità. Grazie. La canzone si intitola Signori, e se mi ricordo fa così, fa. Signori, mademoiselle, mamma mia quanta sei bella, che volesse dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina sta nottata, sin da me sta serenata, non sta notte ancora a cuore, mamma mia ne vede l'ora, mamma mia ne vede l'ora. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola la suon, la luna tra le fronte, e le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola la suon, la luna tra le fronte. Signori, ma quanta notte, sul balcone che sta smorto, la finestra piana sbatte mentre miagola una gatta, il sotto che t'aspetta. Signori, ma quanta notte, quante frasi zitte, zitte, sotto un albero una stretta, e un bacio in fretta, in fretta, e lo cuore che mi sbaglia, e le stelle guarda il rito lassù, e le nuvole ci cantano su, ma si chiamano sulla sponda, la luna tra le fronde, e le stelle guarda il rito lassù, e le nuvole ci cantano su, ma si chiamano sulla sponda, la luna tra le fronde. Signori, ma quanta notte, lu cuscine strette, strette, mentre sveglia la lunetta, e mamma che mi domanda, dimmi almeno che si fa. Signori, in che poca voce, sta canzone dolce, dolce, tre parole sole dice, all'oscuro senza luce, dammi almeno una trubaccia. E le stelle stanno zitte lassù, l'avete imparata? E le nuvole non passano più, ma si chiamano sola sponda, la luna tra le fronde. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiamano sola sponda, la luna tra le fronde. Tutti gli uomini, un grande applauso a tutte le donne che sono stasera con noi. Ogni uomo, abbracci la donna che ha a fianco e la baci, pure se non è quella sua, che cazzo ce ne frega. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più,
ma si chiama amore sola la luna tra le frode. Signori, quanta se bella. Thank you very much, well, ok. Che mia madre me l'ha detto, se ti tirano le pomodore, fate le draghe e tutte le bottiglie, perché stanno ancora le facciamo. Però io volevo chiedere una cosa, dov'è? Giovanna, ci sei? Oh, io direi, voi che dovete fare domani? Lavorare, solo tu sei risposta. Alle 5? Si alza alle 5? No, tu ti alzi alle 5? Per fare un caffè a lui? No, di che si tratta? Mi scusi. A davvero? È perché lo pesce si sveglia alle 5. E dove operiamo? Non si sa. Come? Sì, con te. Sì, con te. Allora, signore e signori, facciamo un po' di pubblicità. Sì, con te, un lupescio. E la grotta, è chiaro, è chiaro, è chiaro. È freschi. Ma stasera era roba... Era buono, era buono, vero? È buono. Ma quando... Come? Ma veramente? Che quale trattate di più? Qual era? Ma lui ti dà una mano? No, lui lo pesce, manca le tene. No, volevo dire, non altri articoli. Insomma. Scherzo, sì, con te, grotta a mano. Oh. Applauso, applauso. Ma tu pure ti svegli presto, non ci credo. Tu alle 4. Perché? Ma dai, svia lo pesce che devo servire. Non ho capito, cosa fa? Prende patana. Addirittura. E le patane a così prese. Mo sei da dormire, patane alle 4 figure. Sta lo primo sonno. Ma si trovano qua le patane? Non si trovano. Perché la patana buona è difficile, vero? Non se la scava, sta sotto, sta sotto. Difficile. È chiaro, è ovvio, ovvio. Poi se è troppo difficile comincia a cacciare le cose. Sì. E sai che a proposito, visto che sei dell'agricoltura, lo volevo dire, ma non fa niente. La differenza tra una donna e il carciofo qual è? Non lo so. Che il carciofo quando mette lo pelo ne è buono in giù. Allora, io ridò volentieri la linea. Giovanni, ti ridò anche il micro, ci ho sputato io, però che repertorio c'hai per farli addormentare? Ma perché questo da un po' si tratta la parte finale. Guarda che luna, no la canzone, guarda che bella luna. Ma ve la dai. Guardate che bella luna che c'è. Ma tutta la sera così. Il comune è bravo qua. È bellissimo. Io vorrei quasi concludere intanto Patrizia Laguru, però io non ho mai saputo il tuo cognome, non fa niente. Fabiani. Sì, sì. Ah, perciò ho detto Fabiana prima, sì, perciò mi sono imbrugliato. Sì. Patrizia Fabiani, detta la Guru. Ma tu stai trasmettendo agli amici di Renzo? No. A Beatrice, eccetera, eccetera. No. Trasmetto. Però poi glielo mando. Certo. Così gli roviniamo una serata pure allora. Tu sei, lo ripetiamo, sei originario, metà di qua? No, papà è di qua. Io sono di Roma, ma vengo tutti di Roma. Gli anni da quando sono nata, vengo sempre qui, quindi mi sento. E da quando sei nata ti richiamo dalla foresta, perché... Sì. Però il mare ci sta pure l'altro lato, lo sai, ci torna a pensare. Però questo è più bello. Però questo è più bello, più pulito, sì. E poi ci stanno le radici. Certo. È vero. Vero. Ricordate, Patrizia Fabiani, Laguru. Grazie. Scusate, ma che stanno a passare qua? La Nutella. La Nutella. A una certa età diventate tutti bambini. No, grazie. Io sono un ragazzo dolce, ti dico già lo diabete per cazzo miei.